Anche le strategie di facilitazione del gioco simbolico, così come quelle del gioco sociale infantile, dell'intersoggettività, si basano per noi sui principi della reciprocità e della contingenza. Vedete qui ad esempio il bimbo che sta facendo un'attività di tipo prassico, un bambino con un grosso deficit di coordinazione di manuale, e nell'agganciare delle anelline, e questa attività è stata abbinata al fatto di poter costruire il guinzaglio per il cagnolino che può essere portato a spasso, che poi può essere utilizzato per il gioco di far finta. Noi cerchiamo sempre di partire dalle azioni che il bambino sta svolgendo, ad esempio il bimbo che chiede da bere, o il bimbo che chiede di andare a fare la pipì, o il bimbo che sta facendo lo scivolo o qualche altra attività motoria gradita, per introdurre, estendendole appunto, per introdurre dei personaggi con i quali provare a fare finta. Cerchiamo di attribuire senso a ciò che il bambino fa, anche se non lo possiede ancora, ad esempio il cagnolino che cade dal tavolo può, si può far finta che si sia fatto male, possiamo fargli il massaggino, possiamo dargli il bacino per consolarlo, cioè utilizzando ogni situazione contingente per provare ad inserire dei significati, collegandoci ad esperienze note e ricorrenti per il bambino. Non ha senso fare un insegnamento avulso dall'esperienza, come può essere dimmi cosa fa il pompiere spegne il fuoco, quando il bambino ha ancora bisogno di lavorare a livello molto elementare sulla rappresentazione di cose che lui vive in prima persona nella sua esperienza domestica o scolastica. Cerchiamo di generalizzare la stessa azione a più contesti e personaggi e di associare delle azioni coerenti fra di loro, ad esempio il cagnolino va a spasso, poi dopo ha sete, chiede di bere, poi dopo va a dormire e così via, in modo tale da creare un abbozzo di narrazione e cerchiamo sempre appunto di esprimere emozioni, come dicevo prima, utilizzando i contenuti significativamente pregnanti per il bambino per farlo divertire e in questa maniera ottimizzare le sue capacità attentive. E nel fare tutto questo cerchiamo di sostenere il significato di ciò che proponiamo con immagini e con disegni. Noi usiamo moltissimi supporti visivi per il gioco simbolico. Ci diceva oggi la dottoressa Parmigiani, gli sconti di quanto sia importante considerare la capacità visiva migliore che non quella di elaborazione e di processazione uditivo-verbale dei nostri bambini, proprio per insegnare quello che altrimenti non sarebbe possibile. E utilizziamo dei supporti visivi non solo per ad esempio le attività di manipolazione, come far finta di costruire dei cibi, come vedete che sta facendo questo bambino che ha preparato la torta e la sta tagliando, ma nei bambini che hanno capacità già più sviluppate per scegliere il personaggio che vogliamo far finta di impersonare, o per trasformare i giochi, il materiale che abbiamo in palestra costruendo dei contesti, ad esempio una scatola che trascinata da noi può diventare l'autobus con la foto dell'autobus appiccicata, una piattaforma girevole può diventare la giostra, tre blocchi colorati i sovrapposti possono diventare il semaforo e così via. E cerchiamo inoltre di si vede che qualcuno è partita così. Cerchiamo di riconoscere le emozioni nella realtà e nel gioco, sia nel momento in cui accadono realmente per il bambino che si sta divertendo, oppure che magari per sbaglio si inciampa e si fa male, si spaventa, oppure il bambino che è triste perché stiamo finendo l'incontro e così via. E per cercare di aiutare il bambino a comprendere il significato delle emozioni, ma in situazione contestuale, in maniera contingente. E così pure attraverso queste immagini cerchiamo di attribuire emozioni anche ai personaggi che stiamo utilizzando, il bambolotto, il pupazzino. E possiamo utilizzare delle immagini per aiutare i bambini inizialmente nella corrispondenza oggetto-immagine, come vedete qui ad esempio il bambino che deve mettere l'oggetto nell'immagine corrispondente, ma anche per le prime attività di categorizzazione, come ad esempio mettere gli animaletti nelle casette giuste, o appunto per trasformare i giochi, come vediamo qua che abbiamo fatto con questi due bambini che stanno andando a cavallo perché abbiamo costruito per loro con due cuscini il cavallino. E con i supporti visivi possiamo introdurre qualunque tipo di attività simbolica e qualunque oggetto che abbiamo a disposizione
può essere utilizzato per far finta di, fare delle, di mettere in atto delle situazioni, non so, vedete l'anellina per raffigurare il gabinetto, la ciotolina per raffigurare la vaschetta dove fare il bagno, la scatola per raffigurare il frigorifero e, come vedete, la porta o la casetta. Tutte queste attività ci servono contemporaneamente per lavorare sulla capacità del bambino di mantenere una rappresentazione stabile di sé, nonostante la possibilità di fare finta per gioco di impersonare un ruolo, ma contemporaneamente anche per raggiungere quella che è una cosa estremamente difficile per i nostri bambini, cioè una flessibilità nell'uso degli oggetti. Un singolo oggetto può essere utilizzato, come vedete il blocco di gomma piuma rosso può diventare inizialmente la finestra della casetta, poi può diventare il cavallino oppure il supporto per il ponte. È molto importante cominciare precocemente a aiutare il bambino ad usare gli oggetti in maniera differenziata e in maniera da richiamare delle capacità di tipo immaginativo. Per quanto riguarda la complessità, ovviamente cominciamo da associazioni molto semplici. Ad esempio, questo bambino era appena tornato dal mare, la mia proposta era stata di sfogliare con lui il libro del mare per fargli vedere quello che lui aveva fatto, e appena ho notato l'attenzione per i pesciolini, la proposta di gioco successivo è stata quella di pescare i pesciolini. Poi siamo andati a pescare i pesciolini nello spazio sensomotorio, e qui vedete l'altro bambino che sta facendo finta anche lui di essere pescato con la corda, sta facendo il gioco del pesciolino. Nella nostra attività cerchiamo sempre di proporre un gioco iniziale, ma poi di essere molto attenti ad osservare come il bambino utilizza il materiale che proponiamo, per poter accogliere le variazioni sul tema, per poter dare significato, rilanciare e ampliare e collegare le azioni che lui sta facendo, sempre all'interno di una cornice di significato. Ad esempio, il bambino che stava usando lo stesso puzzle che avevate visto all'inizio, la collega ha notato un suo interesse per il serpente, il bambino aveva toccato la lingua del serpente, e la proposta successiva era stata appunto proporgli un serpente di peluche che, muovendo la lingua, diceva ho fame, voglio la torta, in modo tale che poi il gioco successivo è stato proporre il pongo per fare la torta per il serpente, poi il serpente che chiede la pappa. Poi interviene un altro personaggio, l'orso, che chiede gli spaghetti, e così cerchiamo successivamente di sostenere una serie di azioni collegate dal significato, sempre con l'uso di immagini, per far sì che il bambino all'interno di una singola seduta possa costruire una piccola narrazione. Quello che noi facciamo è appunto cercare di costruire l'integrazione classico-simbolica, partire dall'azione che il bambino sta facendo, aiutarlo a sviluppare attraverso l'uso di immagini e del nostro linguaggio una rappresentazione che a sua volta sarà fonte poi di un'azione successiva, in modo tale che il bambino possa arrivare ad agire una sequenza logica di azioni, cioè una storia con oggetti, che come sappiamo è alla base della capacità narrativa, cioè della possibilità successiva poi di raccontare la stessa sequenza rappresentata con immagini e con disegni. E quando i bambini arrivano, questo è lo stesso bambino del pesciolino a distanza di pochi mesi, quando i bambini arrivano a sviluppare una capacità di concatenare atti simbolici e collegati da significato, possono arrivare a sorprenderci come ha fatto questo bambino che dopo la mia proposta di giocare con il bambolotto mi ha detto che il bambolotto si chiamava Danny, e poi ha proposto che Danny è il nome del suo compagno di scuola preferito, e qui vedete che il bambolotto Danny fa il bagno, poi è stato sufficiente un mio colpo di tosse perché il bambino dicesse dottore, e allora io gli ho portato il materiale per far finta di curare il bambolotto, e poi il bambolotto che fa la nanna, e al risveglio, sulla mia richiesta se il bambolotto vuole andare al parco giochi o vuole andare a scuola, il bimbo inaspettatamente mi ha risposto a scuola, e quando gli ho disposto due panchetti ravvicinati con altre due bambole che lui non aveva mai usato, mi ha potuto dire ecco le compagne di scuola. E questa è stata per me una cosa sorprendente, ma mi ha fatto pensare quello che oggi diceva Graziella Roda, cioè che per
immaginare, per far sì che poi i bambini possano anche accedere a competenze diverse da quelle che abbiamo sempre pensato per loro, bisogna avere anche la capacità di immaginarle e di proporre delle cose diverse. E quando il bambino arriva a questa capacità, e poi è possibile arricchire la narrazione di nuovi contenuti. Ad esempio, il bambolotto che cade dal banchetto può essere curato, e è possibile anche espandere il gioco con delle cose nuove, ponendo la scelta tra sequenze di cose note e novità. Ad esempio, avevo chiesto se il bambolotto voleva andare a fare un giro in automobile o voleva andare a vedere la televisione, e il bimbo ha scelto la televisione, scelta che non aveva mai fatto. E lì è stato sufficiente proporgli un'immagine appoggiata al coperchio della scatola e dargli in mano una costruzione perché lui facesse finta di spingere il telecomando, quindi utilizzasse questo oggetto dopo aver visto la mia azione come sostituto simbolico. Il gioco poi viene sempre accompagnato alla fine dalla rappresentazione grafica, indipendentemente dal fatto che il bambino sappia già disegnare. Quello che importa per noi è sostenere la continuità del significato, e quindi cerchiamo di facilitare il disegno tracciando il contesto. In questo caso il bimbo mi aveva detto parco giochi, e io ho cercato di fare il disegno di qualche albero e dello scivolo, e quando si fa la proposta al bambino di disegnare lui qualche cosa all'interno del contesto tracciato da noi, e lì avevo chiesto di disegnare il bimbo che fa lo scivolo, è importante inizialmente aiutare la produzione guidandolo fisicamente, sempre per dare al bambino la soddisfazione di vedere un prodotto finito che si collega a quello a cui lui ha giocato, e poi aiutarlo solo verbalmente secondo la progressione che utilizziamo poi con tutti i bambini. In 2 minuti, questo modo di giocare, diciamo, possiamo proporre attività accogliendo appunto l'iniziativa spontanea, e noi sappiamo quanto questo è importante, ci diceva la dottoressa Cornacchia, quanto questo è importante creare nei nostri bambini il desiderio di fare qualche cosa e valorizzare le loro iniziative spontanee. E possiamo creare nuovi contesti di gioco da ogni occasione. Ad esempio, qua la proposta mia era stata di fare il turno con i cavallini Lego, di fare il turno nel salto agli ostacoli con i cavallini, e quando utilizzavo la paletta per dare lo stop ai bambini nel loro turno, e quando il bimbo mi ha preso la paletta io ho accettato questa cosa e ho proposto un gioco diverso che era il fare il direttore di gara del mio combattimento a cavallo con il compagno. Poi il gioco può essere portato avanti nelle maniere più diverse, appunto facciamo finta che il cavallo abbia fame, poi che il cavallo sia stanco e vada a dormire, e che i bambini possano andare a prendere la medaglia perché sono stati bravi cavallieri. Mi piace concludere con la citazione di Micheli, che è stato più volte citato anche oggi in quanto persona dalla quale tutti noi abbiamo imparato molto, che ciò che si insegna non è facilmente definibile come un'azione, un gesto, un'operazione, ma piuttosto come la scoperta e la costruzione di significati. Vedete qui Francesco che è arrivato da Metz poche settimane fa dopo aver visto lo Zecchino d'Oro, e canticchiava una canzoncina, e la mia proposta è stata subito quella di costruirgli la televisione, e allora lui mi ha detto Elefante Carlotta. Elefante Carlotta è il suo cartone animato preferito, ed è iniziata un'interazione in cui nella semplice cornice del cerchio, che normalmente viene usato come piscina dove fare i salti, abbiamo potuto costruire una televisione che poi il bambino è andato a disegnare. Ecco, io credo che se in tutti gli interventi che mettiamo in atto per i nostri bambini cerchiamo di mantenere il principio che comunque ogni attività che proponiamo va collegata e va inserita all'interno di qualche cosa che per il bambino abbia senso, quindi cerchiamo di potenziare fortemente il significato di quello che facciamo fin dall'età più precoci, io credo che con i nostri bambini possiamo davvero riuscire a raggiungere dei risultati che a volte non immaginiamo neanche. Vi ringrazio per l'attenzione.